disastro. Ma com'è per la bocca? Che fame che ha! Ma meno male che mi sono fermato. Yeah, che disastro! Follow the sun. Allora, finalmente iniziamo a raccontare questa avventura, super avventura. Questo è il video del giorno della partenza, anzi, della falsa partenza e della reale partenza. Vi spiegherò piano piano anche che cosa purtroppo mi è accaduto, sostanzialmente cosa ho combinato, ma soprattutto come l'ho risolta. Diciamo che il metodo di montaggio e di ripresa attualmente le sto cercando di sistemare, perché non è così semplice viaggiare con la bicicletta, riprendere, ho la GoPro qua attaccata. Sto cercando un attimo ancora di sistemare un po' il tutto, però spero vi piacciano. Piano piano, con il tempo, riuscirò a migliorare il tutto. Eccoci. Uop. Vediamo di non cadere il primo giorno. Si parte. Andiamo alle scuole di Martignacco. Primo giorno. Via. Sono già in assetto. Qua la situa sarà divertente. C'ho anche le scuole di Martignacco che mi vengono a salutare. Dai, ci vediamo tra poco. Ci siamo conosciuti 20 anni fa praticamente, diciamo 19-18, perché lui ha frequentato la scuola qua. Ah, ormai... sotto la mascherina. Molto indimenticabile. Forse il tono di voce. facciamo una foto tutti assieme? Volentieri? Dai, spara. Aspetta, allora. Aspetta, vedo che ti... No? Aspetta. In bocca al lupo. Viva il lupo. Così le foto io, questo, tu figlio. Vieni qui sotto. Max, che gli dai che sono propizi. Grazie. Ciao. Tagliamento è una delle strade più trafficate, l'unica strada disponibile. Mamma mia, disastro. Ma per la bocca? Che fame che ha! Ma meno male che mi sono fermato. Yeah, che disastro! Manco male che mi sono fermato. Allora, eccoci qua al momento clou del video. Allora, cosa è successo alla bicicletta? Prima di tutto voglio partire dicendo che il problema che ho avuto alla bicicletta l'ho causato interamente io. Cosa significa? Ho caricato la bicicletta in maniera eccessiva. La parte posteriore della bicicletta l'ho caricata con tutta l'attrezzatura che mi serviva per fare le interviste. Stupidamente, perché era troppo carica la parte posteriore e con probabilmente con qualche buca o con le vibrazioni e il moto ondulatorio che ha la bicicletta durante pedalate, questa saldatura è saltata. Per fortuna ho deciso di passare da Mauro Bandizziol, che è il mio sponsor, e fortunatamente un occhio molto attento e la sua esperienza è riuscito fortunatamente ad accorgersi della cavolata, per non dire altro, che ho combinato. Sostanzialmente è stato il mio angelo custode. Senza di lui oggi non sarei qui a Genova a registrare questa parte del video. Comunque è riuscito a fare un lavoro che praticamente viene fatto in un mese, lui è riuscito a farmelo in 10 giorni, anche perché è riuscito a mettere d'accordo il telaista con il verniciatore, e sono praticamente riusciti in un'impresa titanica per poter farmi partire solamente 10 giorni dopo
la rottura del telaio, quindi devo solamente ringraziare queste persone per la pazienza e per aver creduto in questo progetto e per sostenermi. Ora comunque, detto questo, ritorniamo al video in cui io riparto da San Martino al Tagliamento, quindi contate che sono partito il 5, 10 giorni dopo sono ripartito, quindi il 15 di giugno ero di nuovo da Bandizzol pronto per partire e arrivare fino a Treviso. Quindi ritorniamo al video e ci vediamo alla fine. Sono tutti col doppio gancio a telaio, per cui va bene così. Okay. Scarica il pelo su tutte e due le parti, non solo una. La ripeto. Solo da vedere un attimo lo spazio che c'è tra. Ci sta, le ha fatto per il cambio, visto? Sono tutti quanti così. Però sì, ecco, quello che dico io è metti caso che ti si rompa quello, va. Lasci lì quello e continui. Sì, sì, sì. Dopo riesco comunque a caricare tutto il resto. Se rompo la bici, visto, rimani fermo. Per cui vai a tutela della bici, secondo me, stando via tanto tempo, utilizzando accessori posteriori. Ciao, in bocca al lupo. Viva. Viva il lupo. Bonde, in culo la balena. Sperin che non caghi, allora. Grazie. Ci vediamo in giro. Ciao. Grazie anche mo. Veramente. Ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Anche tu? Sì. Va bene? Ciao. Ciao, ciao. Bocca al lupo. Che va, onde? Ciao. Ora, questi ultimi chilometri immerso nel verde, top. Sono tutto sudato, scusa. No, ma figurati. Guarda. Ragazze. Ciao, così. Fermi lì, ragazze. Posso appoggiarla sulla siepe tranquillamente? Ok. No. Solo recuperare le cose. Aspetta. Presumo che sarà, come dire, pronta per fare un viaggio, per affrontare il peggio, voglio dire. Finalmente siamo partiti. Finalmente. Allora,
Questo era il primo video di una lunga serie. Spero vi sia piaciuto, ringrazio tutti i miei sponsor, tutti i miei sostenitori che stanno credendo nel mio progetto. Se qualcuno di voi è interessato a sostenere questa avventura, io vi lascio il link in descrizione alla campagna di crowdfunding che ho creato su Produzione dal Basso. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like e condividete. Yes. Ringrazio comunque, come ho detto, ringrazio tutti i miei sostenitori che stanno passando tutti quanti qua sotto, nome e cognome, sono coloro che stanno sostenendo questo progetto con la campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, il link è in descrizione. Se avete voglia di sostenermi, questo è il modo più giusto. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. E il prossimo video potrebbe essere anche una mezza intervista, devo ancora decidere, ho già finito di montare, sto cercando di creare una scaletta, sto cercando di trovare una giusta linea editoriale che potrebbe andare bene a tutti, quindi se avete dei consigli o se avete delle critiche, commenti qui sotto, io li leggo tutti, vi rispondo a tutti, cerco di rispondervi a tutti, vabbè sono pochi adesso come adesso, quindi risponderò sicuramente a tutti, vabbè. Sono un logorroico del piffero, quindi io vi saluto e ci vediamo, ripeto, al prossimo video. Ciao!